Ciao, oggi ottavo bracciale. Li sto rinnovinando tutti, quindi se tornate indietro e guardate i bracciali, gli altri video sui bracciali, ho rinnominato e ho dato un tema praticamente a ogni bracciale. Dovrebbe essere l'ottavo, se non sbaglio. Se non sbaglio. Ed è il bracciale, quello con la chiusura a stella. È il mio bracciale, tra virgolette, invernale che utilizzo per tutto l'inverno. Non è prettamente natalizio, ma è invernale. Ok, trovo che sia più intelligente in questo momento avere anche un bracciale invernale da non mettere solo per il periodo natalizio, cioè novembre-dicembre. Ma questo si infila a, diciamo, ottobre, fine ottobre e si toglie a febbraio, ecco. Allora, ho inserito tutti i charm sul bracciale con la base con la chiusura a stella. Come vedete, questa stella non è simmetrica, ma è orientata, propensa verso un lato. È l'ultimo bracciale invernale della collezione Moment, quindi è quello con appunto la stella in pavé. Pavé solo sulle facciate, mentre sui bordi non ha niente, è semplicemente in argento e ha questi pavé questi zirconi, zircania cubica, ok? Sì, oggi sono un po' anche polemica, ma va bene, ok? Ok, dicevo, questi ho detto 390 volte, ok? Questi zirconi che sono di dimensioni differenti, la parte centrale ha gli zirconi più grandi, mentre andando verso la punta, le punte, ci sono questi zirconcini più piccolini. Chiude molto molto bene, però come vi facevo vedere negli altri video, inizio a non apprezzare tantissimo queste chiusure, le ultime chiusure che stanno facendo, perché la linguetta, questa qua, questa di chiusura, è sempre più piccola. Quindi essendo sempre più piccola fa sempre meno presa. Non so perché stanno facendo questa scelta. Anche i chiodini finali, le filettature finali sono sempre più corte rispetto alle altre, questa parte qua. E non riesco a capire perché, perché sinceramente anche avere una filettatura un pelo più grande dove riusciamo a inserire per bene la catena di sicurezza e magari avvitarla, cioè più giri di catena di sicurezza è meglio, è una sicurezza in più praticamente. Vabbè, niente, comunque come sempre io inserisco i miei stopperini che trovo su AliExpress. La catena che gli ho inserito è questa ed è quella anche lei della nuova collezione, sempre invernale, quella con le stelle, gli zirconi e tondi, le stelle che sono incise, brunite, con al centro lo zircone tondo, mentre ogni tanto c'è una stella, collega una stella con lo zircone con un piccolo trattino smaltato in bianco latte, inciso e smaltato in bianco latte. Questa è la catenina che ha la decorazione anche sui bordi, quindi sui bordi le hanno fatto anche qua le stelle incise con gli zirconi. Vi dicevo che questa l'ho trovata abbastanza inutile perché, cioè, capite bene, chi cacchio le vede le decorazioni laterali? Nessuno. Messa così non le vede nessuno. E sicuramente queste, comunque questi piccoli zirconi ce li hanno fatti pagare. E quindi niente, la catenina è una delle nuove, quindi una, la nuova, quella con la maglia differente dalle altre, più schiacciata, più sottile, più schiacciata. E comunque è sempre fatta uguale, quindi da una parte c'è il perno e dall'altra non ha nulla, così col perno riesce a girare. Ok, vado avanti e vado, procedo da questo lato. Ho voluto inserire qua questo charm fuoco d'artificio, lo trovo molto molto fine, molto bello, occupa un bello spazio e soprattutto ha le punte e ha le punte, quindi bisogna stare attenti, sempre perché, scusate, ok, ha le punte, l'ho messo qua e mi va a rovinare sicuramente i bordi della catenina, ma sicuro come l'oro. Però come disposizione di charm mi piaceva qua, quindi ho detto ok, tanto la catenina qua non la vedrò mai, anche se metterò altri charm si rovina lo stesso, amen, lo lasciamo così. Il fuoco d'artificio ha il centro con questi cristalli blu, quattro cristalli blu di due dimensioni differenti, più grandi e più piccole, e ogni raggio ha o gli zirconi o la parte in argento. Esattamente uguale sia da una parte che dall'altra, il bordo è fatto così come il vecchio fiocco di neve.
che vi farò vedere più avanti. È bombato, non è rettangolare, ecco, diciamo. È bombato, ha questa bombatura, vedete che non è dritto. Ok. Poi ho messo qua questo pendente, è il pendentino con il pattino per il pattinaggio sul ghiaccio che avevo trovato sul gruppo delle signore di Pandora quando facevano l'angolo del vintage. Mi spiace tantissimo che non lo stanno più facendo, è da un po' che non lo fanno, che peccato. E questo pattino è un pezzo old, è pieno, c'ha molto molto argento e ha il suo bel peso, però anche se è old è molto molto definito, cioè vedete anche le stringhe, l'interno del pattino che è brunito, l'anellino è bello spesso, diciamo che sia un pochino più sottile, ci aiutava ad aggiungere altri charm. Sì, perché questi anellini qua sono belli, però cavolo cavolo ci portano via un sacco di spazio, però come vedete anche sull'anellino hanno fatto questi fiocchi di neve incisi e bruniti. Anche la lama è molto bella e sul fianco del pattino c'è il logo sempre inciso e brunito. Poi ho inserito qua il mio carosello o giostrina, questo è il nuovo, quello della nuova versione, quello che è smaltato in bianco latte rosso, il tendone, mentre sul bordo ci sono questi zirconcini e sia da una parte che dall'altra, perché è esattamente uguale sia da una parte che dall'altra, c'è il cavalluccio unicorno e il pinguino. Sempre c'era la versione più grande ovviamente di questi charm, se vi ricordate la collezione, e li hanno messi anche sul carosello. Come vedete ha lo stile fatto open work perché al centro si vede il bracciale. E sul fondo c'è questa incisione Love, Peace e Believe, sempre incisa e brunita con queste borchettine, sferettine anche sul bordo, così gli danno un tocco in più di rifinitura. Poi anche questo l'ho trovato con l'angolo del vintage, questa morrina rossa trovo che sia la più bella delle morrine rosse che hanno fatto. E mi dispiace tantissimo, continuo a dirlo, che non fanno più morrine ricercate così. Le ultime opache sono semplicemente opache. Si stanno salvando, sì, stanno cercando di salvarsi, diciamo, con quella con il rivetto con le stelline. Questa qua appunto è quella sfaccettata, in ottimo stato. Occhio anche quando le comprate su Vinted, ad esempio queste murrine, guardate bene le facce delle sfaccettature, cioè le parti alte, perché spesso le dicono in ottime condizioni, poi quando le ricevete sono tutte scheggiate, graffiate, rovinate, eccetera. Quindi notate quello, almeno pagatelo per quello che vale. Ecco. Se sono rovinate e c'è scritto in ottimo stato, magari evitate. Il vetro è bianco, vedete? Il vetro è bianco e il colore è vicino al rivetto, quindi c'è questo colore rosso intenso con questo lamè in argento che gli dà un tocco in più, lo fa brillare, mi piace tantissimo questa cosa. Poi questo l'ho trovato su Vinted, adesso vi faccio vedere quell'effetto che vi dicevo, perché da questa parte direi che è perfetto, è un vecchio charm, molto vecchio, di una collezione vecchia ed è azzurro, il vetro è azzurro. Dall'altra parte ha segni di usura, guardate, spero che si veda, comunque guardate i bordi delle sfaccettature. Da questa parte, forse così, da questa parte è opaco. I bordi delle varie sfaccettature, soprattutto qua in centro, è opaco. Quindi vi trovate una sorta di parte rovinata esattamente uguale anche su queste murrine sfaccettate, nel caso siano appunto rovinate o usurate. Il bordo ha tutti questi, questa sorta di chicchi di riso, non sono sfere, ma sono degli ovali allungati. E anche le griff per tenere il cristallo hanno la stessa forma, sono un po' più piccole, sono ovviamente tutte in argento. Ho messo qua questo che mi sembra che sia di Disney, di Cenerentola. Sì, esatto. L'ho preso perché era in saldo e perché rappresenta un fiocco di neve, ovviamente. C'è anche la versione gialla con il centro giallo. Questo qua è azzurro perché è quello di Cenerentola. È un open work, si vede all'interno il bracciale.
E c'è tutta questa forma, questo fiocco di neve molto molto sottile con questi rami sottilissimi in argento che terminano con gli zirconi, zirconi di varie dimensioni. Questo fiocco di neve è molto molto fine. All'inizio l'avevo messo vicino a un altro charm con le punte, ho detto no, aspetta che lo spostiamo perché sicuramente mi rovina il charm. Invece così, mettendo liscio con liscio, si dovrebbe mantenere. Clip, questa è la clip con la rosa, rosa, vedete, è sferica, però la rosa è appoggiata sulla sfera, quindi forma questa sorta di sfera allungata. La rosa ha tutte le creste, la parte alta dei petali con gli zirconi, mentre le parti più fonde praticamente dei petali sono brunite. Le pietre sono appunto tutte zirconi bianchi e l'ho inserita qua perché mi ricorda un fiore brinato, un fiore invernale, un fiore, una rosa praticamente brinata, ghiacciata. Ecco, questa è la parola giusta, perché appunto le pietre sono bianche, quindi l'ho voluta mettere in questo punto. Ancora, questo è l'altro charm pendente che fa sempre parte della collezione dei fuochi d'artificio. Questo qua appunto è pendente e come vedete è composto da due medagliette davanti al fuoco d'artificio, quindi stessa più o meno struttura con il centro però bianco, i rami, tra virgolette, i braccini del fuoco d'artificio, adesso non so, il raggio, ecco. Sono sia con zirconi sia in argento, più lunghi e più corti, mentre il fondo è fatto in questo modo, con i vari fori per far virare le pietre, mentre l'altro charm, l'altro pendentino, l'altra medaglietta, ha questo effetto Galaxy, il solito effetto Galaxy blu di Pandora. Non sto qua a descrivervelo più di tanto perché ve l'ho stradescritto anche negli altri video, quindi ha questo effetto molto brillantoso con le sfumature di blu differenti, mentre sul retro c'è questa incisione che è in minuscolo, per fortuna non è in corsivo perché almeno si legge meglio, The best is yet to come, e l'anellino è pieno 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 di zirconi, ma più grandi rispetto ai classici piccolini piccolini degli anellini. È un bell'anellone con dei bei cristalli, addirittura più grandi del centro, vedete, del fuoco d'artificio. Poi tazza di cioccolata, non potevo non metterla qua, che rappresenta proprio l'inverno. Mi piace tantissimo la forma della tazza, è bella massiccia ed è non è piena, cioè, scusate, non è, scusate, non è vuota, è bella piena ed è filettata, ok? Il cuore è smaltato in rosso, rosso, non è un rosso ciliegia, ma è proprio rosso, rosso intenso, esattamente lo stesso rosso che hanno utilizzato per la giostrina, e anche il bastoncino di zucchero è sia smaltato in bianco latte che in rosso. Stessa cosa per la panna, quindi panna sempre smaltata in bianco latte con questi zuccherini in argento, queste sfere in argento con più cerchi sempre in argento. È molto molto bella questa tazza di cioccolata. E vi devo dire la verità, anche se il manico tende verso il basso, vedete il manico, sì, del bastoncino di zucchero pende verso il basso qua, non mi si è mai incastrato nessun maglione né niente. Anche se appunto è aperto, mancava un pezzettino per saldarlo insieme, così risolvevano tutti i problemi. Però per ora vi dico, nei miei maglioni non si è mai impigliato. E bellissimo anche il manico bello spesso. Vedete che anche il manico ha tanta roba attaccata, ovviamente solo da una parte. Poi ho inserito qua questo che dovrebbe essere un fiocco di neve. Così avevano descritto questo charm quando era uscita appunto la collezione. Vi dico la verità, non mi sembra per niente un fiocco di neve. Io l'ho sempre preso per un fiore, come vi avevo già fatto vedere anche nell'ultimo haul, perché avevo preso lo stesso charm pendente. Lo trovo molto molto bello e ci sono questi petali di queste forme. Non è proprio a chicco di riso perché la punta è più allungata verso il centro, tutte sfaccettate, con il centro appunto che va a formare questa sorta di pistillo con tutte le sferette, cioè non può essere un fiocco di neve, è un fiore ghiacciato, quello sicuramente. E il bordo ha questi cuori incisi, incisi, traforati, che all'interno si vede il bracciale.
Però molto molto bello, tanta roba. Occhio su Vinted perché ne ho visti tanti così, e anche Rose, e la maggior parte sono praticamente tutti fake, non riesco a trovarne uno originale. Ancora lo sto guardando perché a mia mamma piace, ovviamente Brilla piace, lo vorrebbe, ma niente, non riesco a trovarne uno. Poi ho inserito qua questo charm medaglietta che vi ho detto è composta, vi ho sempre detto, è composta da due parti, questa con questo cuore grande con scritto The Gift of Love, tutto in argento e l'incisione ovviamente brunita, e questo fiocco che lo trovo meraviglioso e lo so, continuo a ripetermi, ma se era anche solo il fiocco era già bellissimo così. Mi piace tantissimo la trama che gli hanno fatto al nastro, tutte le varie curve che ha il nastro, e in alcuni punti appunto delle curve ci sono gli zirconi, molto molto bello, questo è bellissimo. E guardate anche il retro, il nastro ha queste incisioni per dargli una sorta di trama. L'ho inserito al centro perché dà un po' l'effetto di un bracciale Tiffany, e poi è grande, quindi l'ho messo in centro perché no, non potevo mettere in altri punti. Anellino, quando vi dicevo che gli zirconi sono più piccoli, questi sono grandi e questi sono più piccoli, ecco, vedete la differenza. Di solito utilizzano questi piccolini. Poi quest'altra è un'altra meraviglia uscita a dicembre, vabbè, comunque inverno, mi sembra dell'anno scorso. Bellissimo anche lui. È questa sorta di sfera con questi cristalli blu grossi 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 al centro, sotto il cristallo, ed è difficile farvelo vedere, però c'è, forse così, c'è una stella e una luna in argento. Si vede bene forse in questo punto, e questa trama che forma la stella e la luna con il cristallo sopra la trovo molto molto meravigliosa. Queste sono delle piccole ricercatezze che ci fanno apprezzare di più il pezzo, quello sicuramente. Sul bordo ci sono questi cristalli che sono blu con zirconi bianchi. I cristalli blu tondi sono a cabochon, non sono sfaccettati, sono lisci. E da una parte, come avete visto, ci sono queste stelle composte con il centro di borchiettine, mentre dall'altra parte ci sono due stelle e la luna sempre con le borchiettine, molto molto belle. Ah, adesso che vedo anche, scusate, ma alla luce vedo anche che ci sono dei cristalli sfaccettati, piccoli come gli zirconi, ma azzurri. Bellissimo, molto molto bello. Poi ancora ho inserito qua questo orso, è l'orso invernale, con la tazza di cioccolato in mano, è esattamente la stessa tazza che vi ho fatto vedere, ma è più piccola, è fatta in miniatura, vedete che ha il cuoricino sempre sulla tazza. Questo orso lo trovo molto bello, anche lui è pieno infilettato e ha questa tutina, vedete, smaltata in rosso con le greche, i dettagli in bianco latte. Bellissima, e i bordi delle greche sono in argento, cioè ha un filino di argento per definire la parte da smaltare. Anche il pompon del cappuccio è bianco, e il resto è sempre il classico orso con tutti i dettagli delle zampine, la faccia è lei, gli occhi, ve l'ho già detto, mi piacerebbero più non a palla ma con un puntino inciso, però devo dire che è molto molto bello ed era anche andato in saldo, quindi occhio. Questa è una piccola meraviglia in miniatura, all'inizio l'avevo messa su una collana, però non la sfruttavo sulla collana e ho deciso di inserirla qua. Mi sembra una serratura ghiacciata di magari un giardino invernale misterioso, magico. Come vedete si apre, all'interno c'è scritto Key to my cuoricino, Key to my heart, e il cuoricino è molto molto a rilievo, vedete? È praticamente saldato e devo dire che sta molto chiusa, quindi non l'ho mai trovata aperta questo charm, e appesa c'è anche questa chiavettina che faceva parte un po' della collezione vintage che avevano fatto qualche anno fa, adesso non mi ricordo bene se era 3-4 anni fa, con tutti questi ghirigori molto, appunto, con questo aspetto molto vintage. Anche il cuoricino del chiavistello, cioè guardate, questa miniatura è un cuoricino.
mi piace tantissimo questa sorta di pizzo che hanno fatto intorno alla serratura, tutto in argento, mentre il bordo ha tutti questi zirconcini piccolini. Sul retro ovviamente è liscia, anellino anche questo con gli zirconi. Clip con il fiocco di neve, clip sferica come vedete con il fiocco di neve. Questo fiocco di neve è meno a rilievo rispetto al fiore di prima, però comunque è appoggiato sopra e mi piace tantissimo in questo caso tutte queste pietre che hanno utilizzato di vari colori e varie dimensioni, sia ovviamente azzurre che bianche per andare a creare questo fiocco di neve. Anche tutte le griffe gli danno una brillantezza in più, non vanno a coprire le pietre, ma gli danno quel tocco in più e tutte le pietre sono sfaccettate, esattamente uguali sia da una parte che dall'altra. Quest'altro è meraviglioso, ormai se mi seguite da un po' sapete che il mio charm preferito è la sua versione in blu e questo qua l'avevo trovato in saldo e ero uscita insieme. La versione in blu ha il fiocco di neve con gli zirconi, questo qua ecco la differenza è che ha il fiocco di neve in argento. Il cristallo è di questo rosso ciliegia, in questo caso sì che è un rosso ciliegia molto, molto acceso e mentre qui si vedeva luna e stella, qui al centro, qua si vede bene, sotto la pietra c'è un fiocco di neve. Proprio bello, bello. Il bordo ha tutti questi piccoli cristalli, questi piccoli zirconi, mentre il bordo di davanti, intorno alla pietra, ha questi zirconi più grossi. Bellissime. Poi mi piace metterlo così, anche se loro mettono il marchio da questa parte, e in teoria forse andrebbe visto così. Però mi piace di più che c'è il fiocco di neve che cade sulla pietra. Ancora ho messo qua questo. Allora, questo devo dire che è molto difficoltoso inserirlo in un bracciale. Infatti ha più un anellino da collana. Questo l'ho trovato su Vinted e niente, lo svendevano e quindi ho detto no, vabbè, aspetta un attimo. È una stellina che ho appena messo in questo punto, sinceramente, perché vi dico che è difficoltoso, perché l'anellino è corto e se lo metto, vedete, a fianco al charm non pende abbastanza, quindi resta sempre un po' dritto. Allora, per farvi capire. Vabbè, questo è lunghissimo, quindi viene giù, però tipo questi. Vedete che hanno un bel movimento, cioè non sta, dovrebbe star così, invece cade giù, è molto più morbido. Questo qua invece, avendo l'anellino corto, sta così. E quindi è un po' difficoltoso inserirlo, anche perché temo che le braccine vanno a un po' a rovinare i bordi dei charm. Prima l'avevo messo in fianco a questo, scusate, ma i vicini devono fare le pulizie, quindi ok. Dicevo, prima l'avevo messo in fianco a questo e avevo paura che mi rovinasse tutto, quindi l'ho spostato e l'ho messo qua. Con cristalli, stelline con cristalli di varie colorazioni, quindi vedete, ci sono blu intenso, un opalescente, azzurro chiaro e bianco. Il retro è fatto in questo modo con tutte queste fuori per far brillare le pietre. Ancora Murrina bianca, questa è una delle prime murrine che ho acquistato ed è quella che forse si chiamava Sentieri, è bianca e appunto questi zigzag con appunto fatti in vetro. Il vetro è fatto in questo modo, quindi il bordo è il bordo, la parte alta è trasparente e la lavorazione colorata è vicino al rivetto. Ci sono queste bollicine poi in mezzo a tutti gli zigzag che appunto gli danno un tocco in più, come se fosse in mezzo a questo sentiero di ghiaccio ci fosse una sorta di forma. Bellissimo. Ancora questo open work con il segno zodiacale. Ho messo qua ovviamente il mio segno zodiacale che è Sagittario. È un open work e come vi dicevo, tra un cerchio e l'altro di decorazione hanno fatto queste stelline traforate. Vedete, da una parte c'è il simbolo appunto del mio segno zodiacale, un altro simbolo del mio segno zodiacale e poi la scritta Sagittarius con al centro questa stella con in centro ancora uno zircone.
Ancora, siamo quasi alla fine. Questo piccolo pendente, questo l'ho trovato in saldo, è di una vecchia collezione. Vedete anche il rivetto che cambia il colore perché questo è brunito. I bordi hanno queste micro sferettine in argento, mentre il centro ha questi zirconi. Ma arriviamo al pendente che è una perla coltivata. E devo dire che ha un aspetto più naturale rispetto a quella di Ariel, che poi vi farò vedere più avanti, perché appunto quella di Ariel sembra proprio plastica, pur essendo coltivata. Questa qua è più perlata, come dire, ha un colore più bianco latte. Poi troviamo anche davanti un piccolo zirconcino, un punto luce fatto in questo modo con il retro del castone con questo piccolo foro per far appunto brillare di più lo zircone. Ultimo charm, ed è per questo che io da questa parte non voglio mettere qualcosa di differente, è questo. Questo devo dire che dovrebbe essere di una collezione autunnale. Di un botto di anni fa, tipo 5-6 anni fa, adesso non mi ricordo esattamente. Mi piaceva la lavorazione perché anche in questo caso è un pizzo di argento con qualche tocco di zirconi e il centro, come vedete, è caratterizzato da questo cristallo rosso ciliegia. Devo dire che questa è la sua posizione, assolutamente. E, sempre per dargli quel tocco vintage che secondo me stava bene anche con questo. E quindi l'ho voluto inserire qua. Guardate che bellissima lavorazione che ha, non voglio neanche stare qua a descriverla più di tanto perché è visibile. Adesso ve la faccio vedere in toto. E sono qui, allora, il bracciale, non vi ho detto all'inizio, è una misura 20, quindi mi permette di inserire qualche charm in più. Come pendenti ho voluto inserire ogni due charm un pendentino, charm barra clip, e questa è la struttura. Allora, due charm praticamente molto simili come impatto visivo, con il centro colorato. Ancora due, ovviamente, pendentini, un argento e le murrine. Questi due azzurri, uno da una parte e uno dall'altra, e questi due con il centro, uno da una parte rosso e da una parte azzurra. Vedete che si oppongono, cioè se da una parte c'è il bianco, dall'altra c'è il rosso, se da una parte c'è il rosso, dall'altra parte più o meno dovrebbe esserci il bianco, vedete da questa parte. Ho fatto una sorta di incrocio, no? Ok. Poi vado avanti ancora e ho creato questa sorta di continuazione, quindi azzurro, azzurro, clip, ok? Poi pendentini tondi fatti uguali, dettaglio rosso, tazza di cioccolato e orso, anche in questo caso li ho divisi perché metterli insieme si annullava la vicenda, no? È la stessa cosa più o meno. Questa è la tazza di cioccolato, questa ha la tazza di cioccolato e questa è la tazza di cioccolato, quindi dividerli mi porta l'attenzione sia da uno che dall'altro. Invece uniti, ok, è la stessa cosa. E poi in centro questi altri due che catturano molto l'attenzione. Uno è totalmente bianco e dà un impatto molto importante, e così come quest'altro totalmente blu che anche lui si nota molto bene. E in centro, come vi dicevo, il pendente con il cuore. Questo è il mio bracciale invernale. Voi avete un bracciale invernale non totalmente natalizio? Vi piace l'idea? Fatemelo sapere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!